questo momento con noi per ridare speranza. È vero che questo momento di riflessione, di preghiera comune, anche i pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, realtà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa. Un caro e affettuoso saluto a tutti voi che siete venuti. L'amato popolo italiano è sgomento per la grave tragedia. Mentre imploro dal Signore il conforto per chi soffre di cuore in parte a quanti sono nel terreno di maggiori ebrei, con il piccolo Eitan. Per uscire dal lavoro usato e dalla vita di ogni giorno e regalarsi tempo e spazio per rigenerare se stessi e incontrare Dio. In un abisso di morte. Ci stringe il cuore, eppure servono a dare consolazione alle famiglie delle vittime. Quando chiamiamo così vittime i morti del Mottarone, abbiamo già perso il loro volto singolare. Vorremmo poter asciugare le lacrime, ma non ne siamo capaci. Sperimentiamo l'impotenza della nostra parola e dei nostri discorsi. Gesù, ma questo repentino gesto viene dalla propria preghiera. Vediamo insieme dicendo. Sull'esempio di Gesù seminatore, non si stanchino mai di gettare in ogni terra la tua lode e la tua gloria. Sono davvero tanto dalla parte della gente. Ringraziare anche le tante persone. Adesso reciteremo questa preghiera. Qui vedete ci sono 14 rose. Scusate, è un momento privato, scusate.